Oggi faremo questa ricetta che per noi è un aperitivo, uno stuzzichino, che è composto da quinoa fritta, una maionese di baccalà e una salsa porchi. La prima fase della ricetta, quindi faremo una maionese di baccalà. Nella robocubo andremo a mettere il baccalà crudo, un soffritto di olio e cipolla e faremo cuocere il baccalà. Quando la macchina raggiungerà il meno 800 millibar e 85 gradi, inizierà la fase cottura, che durerà solamente 5 minuti. Trascorsi i 5 minuti di cottura, iniziamo a raffreddare il prodotto. Da 85 gradi passiamo a 65 gradi. Sul lato iniziamo a inserire l'olio nella macchina. Il liquid feeder ci permette di aggiungere il liquido direttamente all'interno della macchina emulsionandolo con il baccalà per avere la maionese. Il primo che ha portato il baccalà in Italia è stato un italiano che durante una sua crociera praticamente finisce su quest'isola dove scopre questo alimento che è appunto il merluzzo. E da lì viene fuori tutta questa cosa, dove lui torna in Italia dopo essersi ripreso, dopo aver passato un po' di tempo in questo posto, torna in Italia e da lì a Vicenza e inizia a importare il baccalà in Italia. Adesso mettiamo il nostro baccalà in una sac à poche. La seconda parte della ricetta è una salsa barbecue che io ho leggermente modificato e la chiamiamo salsa porchi. È composta da 12 ingredienti, fra cui abbiamo un fondo di manzo, del miele, della senape, aceto di vino bianco, del cognac, del tabasco, peperone giallo, cipolla, mela verde, della soia, dello zucchero di canna e una salsa di pomodoro concentrata. I peperoni, il miele e tutti gli altri ingredienti, come la soia. Miele acacia, millefiori, non un miele troppo forte come il castagno. Adesso iniziamo la cottura della salsa barbecue. Robocubo inoltre è dotata di tre diversi programmi di lavaggio che ci permettono di accorciare i tempi tra una ricetta e l'altra, aumentando così la flessibilità. La fase di cottura è terminata, adesso con la nuova fase da 105 gradi la salsa la porteremo a 80 gradi, quindi la raffreddiamo leggermente e poi andremo a fare il processo di concentrazione, quindi metteremo tutto sotto vuoto al massimo del calore. La fase di concentrazione è finita, adesso la macchina omogeneizzerà il prodotto frullandola molto velocemente. La terza fase della ricetta prevede una chips di quinoa fritta. Mettiamo la quinoa, l'acqua fredda, sale, la farina di quinoa e iniziamo la cottura a 100 gradi in pressione. La quinoa ha cotto 20 minuti, adesso andremo a raffreddarla utilizzando il massimo del sottovuoto. La nostra quinoa è pronta, ne andremo a prelevare una piccola parte, metteremo del burro spray, metteremo la nostra quinoa in un essiccatore a 45 gradi per 12 ore. Inizieremo a friggere le nostre chips di quinoa. Mettiamo alla base un pochino di maionese di baccalà, una chips di quinoa, riempiamo con dei ciuffi di maionese, metteremo un po' della nostra salsa barbecue e qualche micro insalata per dare colore e metteremo ancora un pochino di quinoa per dare altezza e il nostro stuzzico è servito.